viviamo costantemente connessi con gli altri. Riceviamo informazioni in tempo reale da tutto il mondo. Lei sa di cosa è fatto il suo cellulare? No. No idea about it. Che cosa c'è dentro? Il coltan, sapete che cos'è? Il? Coltan, no. Dentro al nostro smartphone c'è qualcosa che viene da molto, molto lontano. Il coltan serve per fare i condensatori che stanno sui circuiti elettronici dei nostri dispositivi. E per logica, chi detiene questo materiale dovrebbe essere molto ricco. Dunque, mentre voi parlate, andate su internet, mandate messaggi, scattate foto, ci sono persone che scavano nelle miniere il materiale che rende tutto possibile. Siamo a Goma, una città che è stata al centro di una sanguinosa guerra legata allo sfruttamento delle risorse. Oggi completamente militarizzata dalle Nazioni Unite. E Goma è il capoluogo di uno dei distretti minerari della Repubblica Democratica del Congo, da cui viene l'80% del coltan mondiale. Stando al ministro, la ricchezza delle miniere è ben distribuita. Ma è davvero così? Le canne, non c'è nel contratto di governo. I numeri dicono questo, un fenomeno tragico. E alla fine, ecco la capitale del coltan. Se i nostri cellulari funzionano, lo dobbiamo alla gente che abita in questo posto. Sembra una città del lontano Far West. Le case sono di legno e le strade tutte sterrate. Io a Congo dico una mare mia. La chiesa si trova in San Marco, Congo, qui non mi si chiama. Stavo a dire che si chiama di mare da mani. 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 Si una funana di sito. Coltan sta qua dentro. Ogni apparecchio telefonico, ogni computer contiene questo. Non lo sapevi? Questi minatori passano la vita a scavare a mani nude un minerale fondamentale alla nostra tecnologia, ma non sanno a cosa serve. Sina ingine muaia a kufanya. I kazi njona ni kulisha na nivalisha na kulisha batoto yangu na bibi yangu. Alla fine del turno, seguiamo i minatori dal capo della miniera, a cui viene consegnato il coltan estratto ogni giorno. Facciamo una scoperta che ci sconvolge. Nonostante le autorità lo neghino, ci sono ancora bambini dai 6 anni in su che lavorano in miniera. È incredibile, ma i nostri cellulari funzionano anche grazie a loro.